Voler togliere il dubbio dalle nostre teste è come voler togliere l'aria ai nostri polmoni, lo scriveva Tiziano Terzani. In un mondo di scelte, la presenza di una coscienza dotata dell'esperienza del dubbio permette di costruire scenari alternativi, di moltiplicare le possibili scelte oltre quelle determinate, facendoci così intraprendere strade altrimenti ignorate dalle nostre certezze. Però, il dubbio è un'esperienza universalmente mal sopportata. Genera fastidio ed è considerata dalla società un sintomo. Sì, hai capito bene. Un sintomo di insicurezza, di fragilità, di scarso valore. Colui che vince è colui che convince. E convince se prima di tutto è convinto delle proprie idee, vale a dire privo di dubbi. Si investe tempo ed energie per togliersi i dubbi dalla mente. Si cercano rassicurazioni o si prova ad autoconvincersi con la forza di pensieri positivi. E spesso, beh, lasciamolo dire, si tratta di tentativi esposti a un paradosso. Cercare residui, dubbi nella mente, da eliminare, non può che condurre a trovarne di nuovi. Ogni tentativo di eliminare una testa porta a farne crescere altre due. Si dice che il dubbio è qualcosa che si insinua o viene insinuato, infilato. Sì, infilato per far crescere e far germogliare malessere, avversione, conflitto. Il dubbio come una serpe o un seme velenoso capace di bruciare tutto il raccolto. Allora, come mai la nostra mente si è evoluta per produrre dubbi? Una possibile risposta è che il dubbio sia una proprietà emergente dell'essere dotati di coscienza, magari un difetto di fabbrica oppure, un pregio fondamentale, fondamentale della nostra scalata alla vetta della piramide alimentare. In un mondo di scelte, la presenza di coscienza dotata dall'esperienza del dubbio permette di costruire scenari alternativi, l'avevamo già detto, di moltiplicare le possibili scelte oltre quelle determinate da temperamento e da educazione. Abbiamo facoltà di scegliere se seguire un dubbio o meno. Più dubbi abbiamo, più aumentiamo le scelte, più il nostro moto è fluido, con maggiori gradi di libertà. Lo scorrere fluido meglio si adatta ad attraversare i mutamenti dell'ambiente. E questo ha contribuito a una prerogativa fondamentale per la nostra specie, l'adattamento. Un guerriero della luce non ha certezze, ma un cammino da seguire, al quale cerca di adattarsi in base al tempo. Lo scriveva Paulo Coelho. Quindi, quando il dubbio diventa un problema? Qui mi trovo con te a condividere un altro paradosso. Il dubbio produce malessere quando diviene certezza. Mi spiego meglio. Viene considerato pericoloso dalla nostra mente producendo un malessere quando è mal interpretato, quando da forma di una rappresentazione ipotetica viene considerato un plausibile se non probabile dato di realtà, trasformandosi in quello che si può definire una vera e propria profezia. Se lo penso, devo fare qualcosa, altrimenti accadrà. Questo dubbio è l'anticamera di un finale già scritto. Quante volte ce lo siamo detti? L'individuo osserva il mondo attraverso i propri dubbi e preoccupazioni, considerandoli come indici affidabili di ciò che potrebbe accadere, piuttosto che ipotesi. Ma ora ti chiedo, quante volte hai avuto un pensiero negativo sul futuro? E quante volte si è concretamente realizzato? A meno che tu non sia un veggente, la statistica conferma che i pensieri sono un pessimo metro di giudizio per prevedere il futuro. Da questa confusione tra pensiero e realtà c'è spesso un malessere che si traduce nella tendenza ad assumere una posizione di assoluto controllo verso le proprie esperienze interne. Solo se elimino ogni dubbio dalla mia testa riprenderò il controllo. Quante volte ce lo siamo detti? La verità è che quando siamo cacciatori di dubbi rischiamo di perdere il dono della fluidità che essi ci possono regalare se ascoltati con il giusto peso. E allora, come possiamo concederci il beneficio del dubbio? Guardando il dubbio per quello che è, per ciò che significa, riconoscerlo come un oggetto della mente, valutare quando e per quanto tempo ci interessa occuparcene, non attuare strategie per eliminarlo dalla nostra mente a tutti i costi, considerarlo un'informazione che proviene dalle libere associazioni della mente, non la guida delle nostre scelte. Il dubbio può essere un innocuo segnale che non ce la stiamo raccontando, che non stiamo costruendo una semplice visione della realtà per un nostro uso illusorio. Anche uno stato di assoluta convinzione in sé può mostrare i suoi lati oscuri. Niente offre certezze incrollabili e coerenze granitiche come l'ignoranza. E insomma, può essere una buona prassi concedere anche a noi stessi il beneficio del dubbio.